Se doveste fare una valutazione al nostro paese rispetto al resto del mondo circa la gestione della pandemia in un intero anno, cosa condannerebbe e cosa riterrebbe ben fatto? Ecco, io non vorrei essere, diciamo, quello, diciamo, che vuole mettere, così dire, l'indice agli errori fatti, però mi conforto nel sapere che probabilmente soltanto 3 settimane fa c'è stato un articolo editoriale su una delle riviste più prestigiose, Nature, e che ha fatto un editoriale apposta sul nostro consiglio tecnico-scientifico, cioè sul nostro dell'Italia. Ha detto che praticamente, non dico che non ne ha indovinato una, però diciamo non era all'altezza di svolgere il proprio compito, perché erano tutti soggetti, per così dire, chiamati ad personam, per giunta. In que tutti questi consulenti non c'era un solo virologo. Quindi una Quindi, gestione differente, è stato valutato però non in base a una persona che è competente in materia, come possiamo dire. infatti, questo è stato il problema principale, che si è visto, si può dire, da un anno dietro. Se vi ricordate, noi abbiamo cominciato in ritardo, si fa per dire, dalla Cina. Poi i cinesi, quando brindavano l'ultimo paziente uscito dall'istituzione ospedaliera a metà marzo scorso, noi eravamo in piena ascesa della nostra curva epidemica, la cosiddetta gaussiana, che toccava il massimo, per così dire, a fine marzo, inizio di aprile, cioè era un plateau più che un picco, e per cui diciamo, abbiamo pagato notevoli tributi alla patologia del virus, soprattutto perché abbiamo praticamente tagliato nel corso degli anni i posti letto proprio delle terapie intensive, e ci siamo trovati, per così dire, a marzo scorso con questa necessità di avere dei posti letto per una normale epidemia influenzale, anche abbastanza seria, cioè però lo svolgimento di 6 mesi, quindi comincia con l'autunno e quindi va in inverno. Quindi noi ci siamo trovati invece nel mese di marzo con tutta questa, diciamo, necessità, e quindi purtroppo, diciamo, nemmeno la possibilità di avere dei posti letto adeguati. Quindi questo è un aspetto, per così dire, logistico. L'altro riguarda appunto l'approccio terapeutico. Si è innanzitutto consigliato, per giusto, da parte del Ministero della Salute a non fare le autopsie. E due, l'altro consiglio terapeutico rispetto a un paziente possibilmente affetto da Covid e con febbre, di dare soltanto, diciamo, l'antipiretico e di aspettare. Ma aspettare che cosa? Noi dobbiamo sapere che, avendo i dati cinesi a portata di mano già l'anno scorso, 81% dei soggetti andava incontro a una manifestazione respiratoria febbrile, ma diciamo che non dava nessuna preoccupazione. Però c'era un 4,7% che invece aveva una fase critica. E gli stessi cinesi hanno parlato dal 2 al 3% di letalità, cioè sarebbe le vittime fra i contagiati. Poi addirittura, tramite uno studio fatto dal dottor Fauci insieme a collaboratori, che hanno rivisto i dati cinesi, soprattutto su 1099 pazienti provenienti da 552 istituzioni diverse, hanno potuto stabilire che effettivamente questa, diciamo, mortalità era legata a patologie, diciamo, pregresse o in atto, come quelle tumorali o soprattutto quelle cardiocircolatorie, anche il diabete, e quindi in un certo senso questo era un fatto importante, per cui si poteva ridurre la mortalità, diciamo, nei riguardi del virus, presumibilmente al di sotto dell'1%. Ecco, ci siamo dei dati piuttosto, per così dire, che possono
considerarsi soprattutto in rapporto alle nostre conoscenze precedenti di questi coronavirus che sono, diciamo, venuti fuori dal normale virus del raffreddore a fare la prima SARS, la prima sindrome respiratoria. Era necessario infatti intervenire tempestivamente. Sì, con una mortalità allora del 10%, infatti sono 774 vittime su oltre 8.000 contagiati, e poi soprattutto con la MERS, cioè la SARS del Medio Oriente, per intenderci, in cui praticamente la mortalità era molto più alta, del 36%. Però in compenso è stato allora che sono stati potuti utilizzare gli anticorpi monoclonali, che erano già stati studiati per la prima SARS, e perciò era finita troppo presto per essere utilizzati, però si sono utilizzati per un'infezione sperimentale dei furetti e hanno visto che erano efficaci. E poi soprattutto l'Istituto Pasteur si è occupato di questa sindrome del Medio Oriente e in particolare hanno utilizzato gli anticorpi monoclonali e anche gli anticorpi dei soggetti guariti, e quindi con, diciamo, una grande efficacia, quindi c'era un sistema, per così dire, di andare incontro a questa patologia, che però poi si è presentata come pandemia, diciamo, dall'anno scorso. E questo riguarda tutto il mondo. Era necessario intervenire tempestivamente, soprattutto l'utilizzo degli anticorpi monoclonali. Oggigiorno se ne sente molto parlare e mostra dei risultati ottimi, possiamo dire anche sorprendenti. Sì, infatti abbiamo usati pure il presidente Trump, per dire, quando lui ha avuto il Covid, e sono importanti anche perché non debbono, diciamo, essere necessariamente utilizzati a fine della malattia, sono utilizzati quanto prima, come tutte le malattie. La terapia più precocemente interviene, meglio. La ringrazio, professore. Un'ultima domanda. Adesso parliamo del suo libro, che ha scritto in questo anno di pandemia, che ripercorre tutta l'evoluzione di questa guerra del XXI secolo. Titolo dell'opera: Emergenza Covid, dal lockdown alla vaccinazione di massa. Cosa invece si sarebbe saputo e si può ancora fare? Professore, cosa ci dice in merito? Ma io la ringrazio di questo, che veramente era stato preceduto da un altro mio libro, che poi era il titolo, il Covid-19, il virus della paura, proprio per quel, se vi ricordate, un anno fa di questi tempi c'erano i bollettini di guerra al 2018, in cui c'erano tutti questi contagiati, queste vittime, non si sapeva anche rispetto al numero dei tamponi fatti, qual era effettivamente il andamento della nostra epidemia, non c'erano ancora notizie di soggetti che guarivano, che venivano dimessi, quindi è stato un momento molto, diciamo, difficile. Allora, a distanza di un anno, ovviamente dobbiamo parlare in maniera un po' diversa, certamente c'è un'emergenza Covid, però in questa emergenza Covid bisogna vedere cosa hanno fatto anche gli altri, come si sono comportati. Si tratta di una malattia verso cui c'è una terapia. La terapia non può essere quella là che viene consigliata addirittura a livello del nostro Ministero della Salute, di prendere, per così dire, l'antipiretico e aspettare. Aspettare che cosa? Che peggiori? Allora, tutte le malattie prima le affrontate, prima come diagnosi, e tanto meglio prima come terapia. E le terapie per giunta ci sono, sappiamo, in tutto il mondo c'è la possibilità di associare l'antimalarico all'antibiotico, di intervenire, cosa che non è stato fatto inizialmente, soprattutto perché non sono state fatte le autopsie, il cortisone con l'eparina. Ci sono poi finalmente i anticorpi monoclonali, oggi ci sono in particolare, ricordiamo, anche gli antivirali. C'è il Remdesivir, che è stato approvato, c'è l'ipermectina, che è un altro antiparassitario che abbiamo utilizzato, diciamo, come antivirale, c'è il biossido di cloro, soprattutto nel centro Sud America. Insomma, come vediamo, ci sono varie possibilità di affrontare, diciamo, questa malattia virale. Quindi, in un certo senso, non dimentichiamo che una delle esperienze classiche è quella di utilizzare gli anticorpi dei soggetti guariti, sicuramente gli anticorpi che con delle banche di plasma sarebbero misurati ovviamente in maniera, diciamo, consistente per quel che riguarda la loro presenza.
Certamente, professore, poi una giusta diagnosi si riesce a intervenire prima e a ridurre anche i costi alla sanità, giustamente. Senza dubbio, diciamo, il problema della sanità è legato proprio a questo. Noi purtroppo ricordiamoci il problema dell'abolizione, nel senso del dimezzamento dei posti delle terapie intensive, dei posti letto. E quindi questo certamente non ha aiutato nei momenti di maggiore epidemia.